Allora, ragazzi, c'è una cosa molto, molto grave che sta succedendo. Tu sarai contento, sì. Davide, purtroppo è sarai vero. Contento. Purtroppo sarai contento. Allora, ti ricordi il consigliere della Lega Nord a Trieste, Tuiac, no? Che ha detto Maometto, pedofilo. Assolutamente. La settimana scorsa, ti ricordi tutto, le polemiche, tu incazzato, quel signore la bestemmia. Che gioca con... Sì, sì, esatto. Quel signore che gioca con... Non ripetiamo le cose che abbiamo già detto. Gioca con Dio per uso politico, ecco. Però, se questo fa. Ricordiamo però quello che disse, che è importante ricordarlo sempre. Dio, era un pedofilo Maometto, ha sposato la bambina di 6 anni. Siamo questo è. Cioè, lei dice... Una volta si usava così, mi spiace, ma adesso sarebbe pedofilia. Ho capito, una volta si usava così. Allora, questo è quello che disse Tuiac, consigliere comunale della Lega Nord. Ora, discussioni le abbiamo già fatte, non le voglio riaprire. Però, caro amico David, è stato indagato. È stato indagato per vilipendio alla religione. E te l'ho detto, l'avevo detto. Però non va bene, questo non va bene, dai. Questo l'avevo non va detto, bene. L'avevo detto. Cioè, tu non puoi avallare una cosa di questo tipo, dai. Non puoi avallare una cosa di questo tipo. Il vilipendio alla religione già dovrebbe essere abolito come reato. Cosa vuol dire? Non puoi avallare. Ma non va bene questa cosa qua che viene messo sotto accusa. Ma questa è un'altra discussione. Abolito, non abolito, va bene. Ha violato una legge. Non lo so, sì, quello lo vedremo, probabilmente. Ha offeso 1 milione di potenziali persone? Sì, e allora amico mio ti prendi una piccola indagine, andrai in procura e ripeterai queste fesserie che hai detto, oppure chiederai scusa e verrà tutto archiviato. No ragazzi, no dai, vilipendio della religione, indagine, carte buttate. Ha offeso 1 milione ma di no, ma ragazzi, persone. Ma non è questo secondo te naturalmente, ma l'inchiesta, lascia questo perdere la questione sicuro. Politica, ma l'inchiesta per vilipendio della religione, però, il codice mio, penale per questo, dai. Ma se c'è una legge dello Stato, vediamo di farla rispettare, oppure aboliamola, cambiamola, tu sei per cambiare la legge, assolutamente, benissimo. Assolutamente. Va bene, allora se facciamo la libertà di insulto alle religioni, la libertà di insulto a qualunque cosa e basta. Beh, c'è un'altra cosa prima di iniziare.